Certamente non era colpa mia. Le scritture dell'inchiesta. Nel corso di Proponiamo la Puglia si è tenuto l'incontro di presentazione della quinta edizione del Festival delle Riscritture, una proposta per promuovere percorsi didattici di passaggi di codice. All'incontro erano presenti Giuseppe Caporale, giornalista e autore del documentario Colpa Nostra e del libro Inchiesta Il Buco Nero, sulla tragedia e sugli scandali dell'Aquila. A rappresentare un fatto, no? Dire che il progetto casa era costato troppo. Mimmo Gangeni, autore del romanzo Il giudice meschino, un noir sul traffico e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ambientato in Calabria. A presentare l'incontro Francesca Tritto, ideatrice del festival, col coordinamento di Marina Losacchio, presidente dei presidi del libro. L'iniziativa è stata l'occasione per lanciare il Festival delle Riscritture dell'anno 2012-2013. Giunto, come già si è detto, alla sua quinta edizione, che avrà come tema le scritture dell'inchiesta, declinata nei suoi molteplici significati, da quello legato al genere, al percorso di conoscenza, alla ricerca di senso. Gli studenti, a partire da una lettura, romanzo, opera teatrale, poesia, coerente con il tema proposto, dovranno rielaborare il testo in una forma diversa dalla scrittura. I migliori lavori realizzati parteciperanno alle giornate del festival che si terranno il prossimo anno scolastico. Durante il dibattito, preceduto dalla lettura da parte di alcune studentesse di brani scelti dei libri di Gangeni e Caporale, si sono raccolti contributi e idee, proposte di collaborazione e iscrizioni al festival. A Giuseppe Caporale abbiamo chiesto di dirci come fare per evitare che fatti tragici e moralmente inaccettabili, come quelli dell'Aquila, possano riaccadere e di dare una prospettiva praticabile a quel senso di giustizia che lo stesso scrittore ha spesso invocato nel suo intervento. Diciamo che io ci provo tutte le mattine, nel senso che tutte le mattine che mi trovo di fronte a un fatto provo a fare la cosa giusta e non solo la cosa che mi conviene fare. È un'operazione molto difficile perché a volte bisogna rinunciare a un vantaggio e i giovani del sud devono capire che senza regole non c'è merito che emerga. Se non emerge il merito non c'è possibilità per qualcuno che non è figlio di qualcun altro e che non ha la raccomandazione giusta di avere una chance. Io credo che il sud abbia tanti figli capaci. Questi figli capaci devono comprendere fino in fondo che per far prevalere il merito occorrono le regole e rispettarle loro per primi.